aprile con le amministrative in Sicilia, stamattina i risultati, la Lega non sfonda, ha perso diciamo, in tutti i comuni, mentre si conferma il voto dei siciliani 5 Stelle. Ma credo che complessivamente esce un buon risultato. Io stamattina ho fatto i complimenti al sindaco di Mazara del Vallo, che abbiamo sostenuto in questa tornata e che per esempio è una bella esperienza civica molto molto interessante, così come ho visto dei risultati interessanti, ma io penso che ci sono tutte le condizioni perché la costruzione dell'alternativa politica a Salvini parte proprio da sud. Non è un caso che anche Napoli in questo si è subito schierata per la politica dell'alternativa al rancore, al razzismo, all'avanzata di forme neofasciste, e invece ripartendo proprio dai valori della Costituzione repubblicana. Il Sud si vuole liberare dalla politica che ha tenuto a guinzaglio i suoi popoli per tanti anni, ma c'è nello stesso tempo la volontà di non cadere in questa ondata nera che spira per l'Europa e anche in Italia. I segnali che vengono dalla Sicilia, alcuni segnali che vengono dalla Sicilia, secondo me sono molto incoraggianti.